Siamo qui con coach Mazzali, con la sua Virtus Lumezzane, ha battuto la Virtus Gorle con il punteggio di 90-84. Coach, un'analisi sulla partita. Allora, una partita sicuramente alle due volti. I primi 15 minuti siamo riusciti a esprimere la nostra pallacanestro, a giocare un gioco corale, a dare palloni nel momento giusto ai nostri uomini giusti. Dopodiché 5 minuti di blackout, 4 minuti di blackout a fine secondo quarto hanno fatto ritornare sotto una Gorle, tra l'altro molto, molto pimpante ed in forma, al contrario di quello che dicono di solito, Gorle in casa molto pericolosa. Oggi anche in trasferta ha dato il filo da torcere a una squadra che comunque, come la mia, è piuttosto attrezzata. Secondo tempo ci siamo lasciati prendere dal fatto che l'inerzia era nelle mani loro, nel senso che loro hanno finito bene il secondo quarto, si sono trascinati la fiducia che hanno acquisito negli ultimi minuti e con De Ligios, con Tontini, anche con un ottimo Ghisleni che ha approfittato bene degli scarichi e del post alto poco coperto dalla nostra zona nel terzo quarto, sono riusciti a stare al nostro passo. Alla fine probabilmente la differenza l'hanno fatta gli individui, l'ha fatta il talento individuale, e questo è quello che non vogliamo e quello che non abbiamo chiesto questa settimana. Noi abbiamo chiesto di opporre un gioco di squadra, di essere squadra di fronte a una ottima squadra, ma che anche comunque vive di tanto talento da parte di De Ligios e di Warwick. Obiettivo parzialmente fallito, i due punti se li teniamo perché comunque fanno comodo, c'è sicuramente tanto da lavorare questa settimana. Dispiace perché veniamo da una settimana in cui ci siamo allenati molto bene e speravo di vedere questi effetti in partita. Probabilmente abbiamo la testa ad altre partite e non abbiamo la lucidità giusta per affrontare quelle che invece sono in mezzo. Un campanello d'allarme che nella prossima partita di Cremona di sabato dobbiamo stare attenti ad analizzare. Sicuramente l'apporto di Mora, il suo rientro è stato fondamentale, ha fatto la differenza per tutti i 40 minuti, forse quello più costante tra tutti i tuoi giocatori oggi. Assolutamente, il fatto che avesse fatto due falli all'inizio l'avevo scelto come, diciamo così, come difensore speciale su Warwick all'inizio. L'ha tolto un po' dalla partita all'inizio, poi però si è fatto valere col suo fisico, con la sua continuità e anche col gioco senza palla che sta migliorando molto. Devo dire che l'apporto dei miei lunghi è stato ottimo, perché De Marco 8 punti, uno che è abituato di solito a fare 2-4, comunque a tirare molto poco. Mora 22 se non sbaglio, Bossini 20, abbiamo giocato tanto con i tre lunghi perché abbiamo analizzato le caratteristiche di Gorle, sappiamo che di lungo vero e proprio c'è Ghisleni, pensavamo di sfruttare meglio questi mismatch. E bisogna dare anche l'onore al merito dell'avversario, che è stato bravo a farceli vedere poco. Aspettative per le prossime partite? Durissime. Noi, dopo, oltre a questa partita che già era dura, almeno io la vivevo come una partita molto dura, visto anche i risultati che ha avuto Gorle fino adesso, tra cui la vittoria del Pizzighettone nella prima giornata, ora abbiamo un filotto di partite che insomma ci faranno vedere chi siamo veramente. Abbiamo San Sebastian a Cremona, dopodiché Iseo, NBB in casa e il derby con Sarezzo. Sono sicuramente quattro partite che, se non affrontiamo con la mentalità giusta, se affrontiamo con la superficialità che abbiamo avuto a fine secondo quarto e anche per lunghi tratti del terzo quarto, non ci daranno un riscontro positivo. Ecco, speriamo di cambiare questo trend lavorandoci durante la settimana. Bocca al lupo e grazie. Crepi, grazie a voi. Coach Pezzoli, un commento sulla partita di oggi. Un po' di rabbia, perché la sensazione di poterla portare a casa l'abbiamo avuta fino agli ultimi possessi. Purtroppo la differenza tra le grandi squadre e le squadre che purtroppo fanno ancora fatica è la capacità di chiudere negli ultimi possessi, di segnare i canestri facili. Noi non siamo stati capaci di farlo, mentre Lumezzane, da grande squadra, ha avuto questa capacità. Sintetizzerei una partita comunque giocata dal nostro punto di vista molto bene, con una ottima dose di aggressività, intimorendo anche Lumezzane, che ha un potenziale enorme, però purtroppo per vincere le partite occorre segnare negli ultimi possessi. Note positive di questa partita, anche a livello magari di singoli, un Ubiali ritrovato rispetto alle ultime partite? Assolutamente, Ubiali, De Ligios, Locatelli, Tontini, tutta la nostra batteria di esterni è stata veramente encomiabile, sia per impegno sia per quanto hanno prodotto dal punto di vista sia difensivo che offensivo.
nostro problema purtroppo è che abbiamo veramente avuto difficoltà nel finale di chiudere una partita che purtroppo potevamo portare a casa. L'assenza di Roggeri pesante, perché con De Marco sarebbe stato sicuramente utile, giusto? Assolutamente, noi già siamo piccoli di partenza, senza il nostro giocatore più alto, più pesante, abbiamo fatto ancora più fatica, però vorrei spendere ancora una parola per i miei giocatori che nonostante hanno una taglia fisica non eccezionale, hanno dato l'anima, hanno sopportato contatti, hanno creato un'intensità tale per quale hanno sopperito alle carenze fisiche con voglia e con determinazione. Un peccato per i due punti, però si salva dopo l'inizio molto difficile, una reazione veramente di tutto cuore a parte della squadra. La nota positiva penso più bella sia quella oggi. Sicuramente non abbiamo mai mollato, anche quando loro hanno cominciato a tirare con delle percentuali assolutamente irreali, noi nonostante abbiamo preso un parziale negativo comunque siamo rimasti concentrati sulla partita e ci siamo chiusi dal punto di vista difensivo, abbiamo ancora aumentato di più dal punto di vista dell'intensità e canestro dopo canestro siamo riusciti a rientrare. Questo dimostra che comunque siamo una squadra con carattere. Prossimo impegno fondamentale viste le prime partite. Prossimo impegno con Blu Orobica, che ha vinto con Pizzighettone, quindi sicuramente una squadra giovane ma sia di talento e che ha cominciato a vincere, quindi per noi sarà una partita fondamentale per il proseguo della nostra stagione. Grazie coach, alla prossima. Grazie.